Storia. Tecnologia. Passione. Da sempre al tuo servizio. Publiacqua, la tua acqua di tutti i giorni. Palazzo comunale fu l'inizio di una nuova politica del comune di tipo culturale, formativo, perché per costruire una nuova città. Fondamentalmente questo è stato. La scelta del nuovo palazzo fu molto criticata, ovviamente, perché l'architettura di questa cosa, come si vede, era modernissima rispetto a un paese che si chiamava di Casellina e Torri, cioè che era il frutto della congiunzione di due punti di raccordo di tipo agricolo, un'economia limitata più al territorio, la fornitura della frutta a Firenze, eccetera. Il cambiamento della politica fiorentina di espansione industriale da questa parte fece sì che la scelta degli amministratori di Scandicci verso la zona industriale convergesse, e quindi Scandicci confinò con le zone nuove di espansione di Firenze verso questa parte. Rivolgersi come pubblico ai ragazzi e prima di loro ai bambini, che sarebbero divenuti dei ragazzi, e poi anche agli adulti, con iniziative che non fossero le stesse iniziative che in poco tempo questi cittadini trovavano a Firenze. Quindi il nuovo palazzo comunale è espressione di nuove importanti politiche culturali che portarono alla nascita della scuola di musica. C'era Fiesole, Firenze aveva la scuola di musica di Fiesole, Scandicci fece in una casa colonica disabitata e restaurata una piccola scuola di musica. Mancava un teatro e da un auditorium di una scuola media che non era utilizzabile perché costruito senza possibilità di riscaldamento e di fruizione di classi e di bambini, il teatro. Il lancio e la gestione della scuola, proprio della sua direzione, fu affidata a due giovani musicisti che erano stati protagonisti della progettazione insieme a Fiorella Cappelli e alle strutture del comune, che furono appunto la Dorotea Vismara e Giuseppe De Micheli. Ricordo che io ero in Austria con l'idea di non tornare nemmeno a Firenze e fui chiamato per un progetto di cui sapevo quello che era i contorni, fatto dalla Fiorella Cappelli e Dorotea Vismara, del Centro di Sperimentazione per la Didattica Musicale di Fiesole. Progetto innovativo non poco e oggi direi utopistico, però quelle utopie che marcano un punto ipotetico di arrivo. La nascita della scuola di musica è una cosa interessante in questo racconto che stiamo facendo, perché successe che nel centro
nel vecchio centro, la parte vecchia di Scandicci, c'era una vecchia casa colonica che il comune, nella quale il comune consentiva alla banda musicale di fare le prove. Era una casa colonica ridotta a maluccio, insomma. E un giorno cascò il tetto in testa alla banda. Cogliemmo la palla al balzo, noi che eravamo fautori di una politica culturale d'altro tipo, cioè che non si limitasse alla banda di paese ma che facesse formazione, perché abbiamo detto che la cosa più importante per le politiche culturali a Scandicci è sempre stata anche la formazione del pubblico, la formazione dei cittadini. E a quel punto cogliemmo la palla al balzo e chiedemmo a un collega architetto del comune di predisporre un restauro, fare un progetto, e lì ci mettemmo la scuola comunale di musica. Facemmo un progetto, un mega progetto di scuola di musica, che si prendevano bambini da 4 anni e si portavano fino agli adulti e ai concertisti. Un'impresa incredibile, più che altro quella dei bambini. Tornai a Firenze, il primo contatto fisico diretto fu quello con Gigliola Smortoni, di alto dirigente del comune, ma soprattutto di un progetto che pensava a quell'utopia campanelliana di fare la città futura. A un certo punto io credo che si possa individuare una sorta di anno zero, e credo che fu l'anno in cui per ragioni anche diverse l'uno dall'altro arrivarono a lavorare a Scandicci personaggi come Claudio Armini, come Valerio Valoriani, che diventò assessore alla cultura, come Toni, che sarebbe diventato poi molti anni dopo uno dei leader dell'istituzione culturale e che comunque già lavorava nell'ufficio cultura. Queste persone si a loro volta, diciamo, cercarono di come dire, di portare a Scandicci degli operatori, e fra questi c'ero io. E già prima del nostro avvento aveva fatto delle scelte che avevano coinvolto artisti di respiro internazionale su progetti sempre specifici, sempre col tentativo di tagliarli su questa comunità che cresceva. Questo era il senso anche del progetto musicale, che non era soltanto per suonare uno strumento, ma come formazione di base attraverso la musica, attraverso la conoscenza anche del linguaggio musicale, della composizione, un'ipotesi che unisse il bambino dei nidi d'infanzia alle persone adulte, senza limiti di età, cercando di smontare il preconcetto che per la musica dobbiamo essere soltanto dotati, no? C'era quindi un'idea montessoriana, quasi direi, no? Cioè della musica come strumento per comunicare, per fare comunità e soprattutto per unire anche realtà del territorio. C'era la banda, c'era il centro Vito Frazzi che organizzava concerti la domenica, c'era un negozio che vendeva strumenti musicali ma che faceva formazione musicale, quindi l'idea di un luogo di raccolta. Quindi se anche la scuola doveva essere una scuola comunale, ma non deve essere una sezione a parte rispetto ad altre iniziative. Quindi si collocava, era un primo seme rispetto a una disciplina, che è quella musicale, che poi si sarebbe intrecciata pochi anni dopo al teatro, a sperimentazioni anche di teatro contemporaneo, a forme anche di discussione comunque politica di quale dovesse essere la fisionomia di questo territorio. Non fu facile fare accettare dalla città questo tipo di scuola, ma le cose andarono avanti e la scuola poi ha avuto, oltre che dei giovani musicisti che sono diventati dei maestri e poi degli operatori culturali sia a Firenze che nel mondo, ancora vive e ancora fa attività formativa con le trasformazioni del caso, perché poi con la gestione di Puccio si passò anche alla formazione jazzistica e quindi non solo a una precoce formazione nella musica classica.
sono arrivato sull'onda di questo progetto, che era un progetto politico ed era però anche e da subito un progetto culturale che si muoveva in due direzioni: da una parte fare di Scandicci un centro propositivo con alcune caratteristiche, diciamo, di originalità e di peculiarità rispetto a tutta l'area, e devo dire che un'importanza, diciamo, cruciale per me per capire anche molto del mio lavoro precedente non scandiccese e per dargli una prospettiva diversa fu la discussione in questo gruppo di lavoro. Devo citare almeno la Gigliola Sbordoni, che fu per me una sorta di, come dire, di odio-amore, no? All'inizio mi sembrava una cappa politica su attività che io giudicavo, e non solo io, creative o professionistiche, insomma, e mentre lei cerca. Invece poi capii che il bello di quello che facevo, lo spessore emotivo, sociale, ma perfino artistico di quello che io e gli artisti che lavoravano con me facevano, poteva, diciamo, come dire, inverarsi, poteva davvero crescere e respirare in questa dimensione di servizio pubblico, di creazione di comunità, di apertura di comunità al plurale e di comunità al singolare. Gigliola per me è stata una delle figure, non credo di averglielo nemmeno mai detto, ma credo lei è stata una delle figure più importanti per me nel mio lavoro in assoluto, in tutto il mondo, diciamo, in tutta Europa almeno, e in Italia in particolare, perché mi ha aiutato a capire quale peso debba avere dal punto di vista dello spessore sociale l'intervento culturale se vuole essere davvero culturale e perfino se vuole essere davvero creativo. Ma accanto alla musica, un altro dei linguaggi della modernità che volevamo sposassero questa nuova città, questa città nuova, erano i linguaggi teatrali. E il teatro a Scandicci, anche quello, nasce quasi per caso. Di là un tetto che crolla e di qua una passeggiata tarda sera davanti a Palazzo Pitti con l'allora assessore alla cultura del Comune di Firenze. Io ero con mio marito Mauro Sbordoni, che era assessore insieme a lui nella giunta Gabugiani, e nel parlare delle cose che Franco Camarlinghi faceva a Firenze, mi disse: vedi lì c'ho quei ragazzi dei magazzini criminali che sono, gli ho dato, non sanno dove andare, Gigliola, gli trovo un posto a Scandicci, perché lì l'ho messi nel rondò di Bacco, ma fanno un teatro che non si addice a quel tipo di struttura. E noi tornando a Scandicci, parlando con la Mila Pieralli, noi avevamo un auditorium. Mi venne in mente quindi di poter proporre a Federico Chiezzi, a Sandro Lombardi e a Mario Norburgo quello spazio. Questo luogo, questo teatro, è stato letteralmente inventato su una proposta che un politico molto bravo di allora, di nome Franco Camarlinghi, fece a un altro politico molto bravo di allora, che si chiamava Mila Pieralli, sindaco di questa città. Cercavano, su mia richiesta, una collocazione per la compagnia che avevo, che dirigevo insieme a Sandro Lombardi, e che si chiamava allora Carrozzone, poi cambiò il nome in Magazzini Criminali, tenendo a modello una frase di Giorgio De Chirico sul suo armamentario, sul suo archivio, sul suo magazzino di oggetti che esponeva nei suoi quadri metafisici, che lui aveva appunto definito come oggetti criminali. Importante è adesso ricordare che si sta parlando di quello che è stato il fondamento di un pensiero di 40 anni fa. Quindi eravamo agli inizi degli anni 80. Anni 80 che seguivano gli anni 70 e gli anni 60, in cui Scandicci era una periferia, il dormitorio di Firenze, uno dei dormitori di Firenze. Quindi il problema di capire quali fossero i collegamenti anche viari, quali fossero
i rapporti anche di chi era residente a Scandicci, di lavoro con la città, quindi era una riflessione molto più ampia, ovviamente, che ha riguardato poi negli anni successivi tutte le grandi periferie delle grandi metropoli, tant'è che poi si arriva al concetto di area metropolitana. Ma prima erano frammenti di città quasi esplosi per quella che era poi la fuoriuscita dal centro storico. Quindi io arrivo qua nell'81 e nell'81 col senno di poi mi verrebbe da ricordarmi come seminatore, uno di quelli che aveva un sacco di semi da buttare sul territorio e poi dopo li ho visti germogliare negli anni, anche in anni in cui poi ho perso il mio rapporto con Scandicci, ma la Scandicci che ritrovo adesso mi sembra veramente figlia di quello che è stato un pensiero, se vogliamo, utopico. E allora mi furono fatti vedere molti altri luoghi, fino a quando si capitò qui in questo luogo, dove c'era un brutto auditorium. E allora piacque subito tantissimo, non vi dico poi a starci quali problemi dovettero affrontare, vi compreso il gelo, perché non c'erano possibilità di riscaldamento. E io ricordo che dissi, sì, ma qui può diventare come la Schaubühne di Peter Stein a Berlino. Scandicci nella mia testa e questo teatro, questo luogo, dovevano diventare una specie di grande officina, in cui avrebbero potuto essere elaborati i linguaggi contemporanei delle varie arti, teatro principalmente, ma anche musica, danza, cinema, arti visive, che potevano finalmente incontrarsi e parlarsi fra di loro. Beh, naturalmente stiamo parlando dei magazzini criminali, quindi Tiezzi, Lombardi, la Marion d'Amburgo, stiamo parlando di Virgilio Sieni stesso, insieme al Certini, sempre per la danza contemporanea, avevano costruito un polo che poi è andato avanti negli anni. Le varie fasi che trasformarono un brutto auditorium in un bel teatro sono state tante. Ce n'è una essenziale che fu la ricerca del denaro per la trasformazione architettonica che Andrea Bacci, architetto del comune di Scandicci, aveva in mente di fare. E il denaro fu trovato dalla sindaca Mila Pieralli insieme a me agli inizi degli anni Ottanta, e c'era davvero un ascolto da parte delle istituzioni, sia politiche che economiche, da parte delle banche, molto, molto forte, molto netto. Queste utopie poi si sono concretizzate anche in realizzazioni precise, quindi non tanto e solo in attività didattica tra insegnante e allievo, ma anche nel tentativo di creare sempre di più occasioni collettive. Si arriva poi tra l'83 e l'84 a pensare anche all'idea di momenti estivi, di festival, e il primo poi che fu pensato, che fu un po' la conclusione di questa fase zero di impianto, fu l'Angelo Azzurro, no? Quindi anche qui un'idea un pochettino astratta, se vogliamo, no? Quindi che si librava in aria rispetto a quelli che erano i progetti che erano stati concretizzati, e quindi con la realizzazione anche di una opera in qualche maniera lirica, ma con stretti agganci e radici sul sociale, quindi con Brecht, l'opera da tre soldi, e quindi questo tentativo poi di dare voce, suono e anima a quelle che poi era una musica assolutamente orecchiabile e piacevole, fatta poi dalle forze che noi avevamo, quindi raccogliendo un organico strumentale, raccogliendo giovani attori, e quella è stata una palestra un po' per tutti. Anche una specie di punto a consuntivo di quello che era stato pensato fino ad allora. E questa cosa poi è andata in parallelo con l'esperienza importante che poi si avviava qui vicino col teatro, con i magazzini criminali prima e poi i magazzini e tutta la stagione teatrale successiva. Con il teatro ancora non ricostruito, io qui faccio tre spettacoli. Il primo, prima
di tutto il luogo viene lanciato con una grande mostra in cui veniva occupato attraverso le scenografie di allora, attraverso i filmati di uno spettacolo che aveva fatto il giro del mondo e che si chiamava Crollo Nervoso, attraverso l'esposizione dei costumi, una mostra all'interno di questo spazio che era il primo momento di possesso di questo spazio da parte della compagnia. La compagnia depositava là dentro la sua memoria del teatro. E poi qui ho provato e realizzato tre spettacoli molto famosi all'epoca. Uno, il primo, Genea Tangeri, che ebbe circa 2 mesi di repliche all'interno di questo spazio. E visto che non c'era niente, non c'era né una biglietteria, c'era solamente posti per 120-150 spettatori a sera, i biglietti venivano fatti in una roulotte che era stata parcheggiata lungo la strada. Però lo spettacolo ebbe un tale successo che rimase in cartellone in questo luogo per ben 2 mesi. Poi ci furono altri 2 spettacoli, Ritratto dell'attore da giovane, dove feci ricostruire un'intera piscina all'interno dello spazio, perché non c'era una divisione tra pubblico e palcoscenico, come c'è adesso, tra pubblico e spazio teatrale. Tutto era spazio teatrale, tutto era luogo per il pubblico. Adesso siamo in questa terrazza del comune di Scandicci, il comune nuovo del municipio, dove avvenne poi questa prima rappresentazione che per noi era come una prima della Scala, cioè una specie di miracolo. Ovviamente l'innesco importante fu Valerio Valoriani, regista scomparso pochi anni or sono, personaggio con grande entusiasmo verso questa militanza attiva e concreta sul territorio, che poi dopo un anno e mezzo mi pare divenne l'assessore alla cultura di Scandicci. Con lui facevo questa esperienza intanto preparata con lunghi sabati e domeniche passate a casa sua o a casa mia per tradurre dal tedesco Brecht in una maniera adeguata a quella che era una comprensibilità. Quindi facevamo anche uno sforzo linguistico non da poco, un autoaggiornamento sui problemi della traduzione. Il terzo spettacolo fu Vita immaginaria di Paolo Uccello, che fu realizzato in collaborazione con la Biennale Teatro di quell'anno, del 1985. Ricordo che sulla strada di Kerouac, che qui ebbe la sua prima assoluta, era coprodotto, oltre che dalla compagnia e dal comune di Scandicci, era coprodotto dalla Biennale Teatro di quegli anni. Altra persona carismatica in quello spettacolo fu Mario Pachi, altro amico carissimo che poi è scomparso, persona simpaticissima con una forza comica ma anche una forza espressiva che tenne su questa serata fatta poi di persone raccolte in questi nostri percorsi. E anche l'allestimento fu una specie di miracolo poi scenografico e su questo mi fa piacere ricordare anche Andrea Di Bari, che fu l'assistente alla regia, ma fu appunto il nostro trade union rispetto a quelle che poi erano le necessità concrete di questa esperienza.